Buonasera e ben ritrovati con Controcorrente. Solitamente si dice che il cane sia il miglior amico dell'uomo, ma l'uomo è il miglior amico del cane? Beh, questa sera lo vedremo assieme, lo vediamo con i nostri ospiti che passo subito a presentare, l'onorevole Francesca Martini, buonasera. Buonasera. Lei è sottosegretario alla salute, inoltre anche la delega per la veterinaria, esatto. Quindi parleremo proprio dei dettagli per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe. E abbiamo qui la dottoressa Stefania Piazzo, buonasera. Buonasera a tutti. Lei è caporedattore della Padania. Allora, perché vogliamo parlare di animali? Perché mi chiedo se in Italia ci sia veramente questa sensibilità, questa tolleranza nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, e voglio partire, ahimè, da un episodio forte, brutale, per cui lo dico subito, chi ha lo stomaco debole magari non guardi per i prossimi 10 minuti, perché a Rieti è successo qualcosa di molto particolare. Dottoressa Stefania, che cosa è successo a Rieti? A Rieti è accaduto quello che purtroppo accade in molti altri canili del nostro paese. Questo è un dramma e questa è una verità che bisogna purtroppo riconoscere. Ci sono stati casi di maltrattamento, animali che sono considerati alla stregua di uno straccio, quindi il benessere, la tutela dell'animale, che è peraltro garantita dalla legge, passa in secondo ordine. Rieti è uno dei tanti casi, si diceva, quindi già dire che uno dei tanti casi è drammatico, ma il servizio che abbiamo impostato su Rieti, che poi analizzeremo nel corso della trasmissione, a monte anche un altro tipo di ragionamento, un altro tipo di impostazione. L'impegno che il nostro quotidiano, grazie al sottosegretario Martini, sta avendo nel confronto appunto del mondo animale, del benessere animale, è arrivato grazie a proprio a una telefonata che il sottosegretario fece in redazione l'agosto scorso in seguito agli episodi di Porto Empedocle. Bisogna fare qualcosa, e da lì ci siamo immediatamente attivati. È stata costruita una rete attraverso anche internet tra il sottosegretario, il giornale e l'associazionismo virtuoso che opera veramente con grande passione nel mondo animale, per scoprire non soltanto i casi, se li possiamo anche chiamare di mala sanità, perché mala sanità è purtroppo questa, ma anche le vicende virtuose, e da qui la necessità di creare non soltanto la denuncia dell'illegalità, ma anche la necessità di fare cultura e soprattutto di far capire ai sindaci che la legge è dalla parte degli animali, che i sindaci sono i proprietari dei cani, degli animali, dei gatti, di tutti gli animali che sono presenti sul territorio, e che quindi quando si parla di randagismo bisogna capire bene che ci sono delle priorità che sono date dagli stanziamenti di fondi per il randagismo, che i sindaci devono utilizzare e impiegare in modo naturalmente virtuoso. E soprattutto vi sono delle situazioni che vanno stanate, bisogna stanare attraverso non soltanto la denuncia, ma anche un'azione forte di coraggio e di azione culturale, tutto ciò che non è corrispondente al rispetto della legge. E siamo arrivati quindi a Rieti. Rieti, abbiamo titolato così, purtroppo è considerato il terzo mondo dei cani. C'è stata una denuncia ben circostanziata, ci sono anche dei processi in corso per vicende legate al mal funzionamento di questa realtà, che, ecco il punto, è convenzionata con tanti altri comuni. E convenzione vuol dire soldi e denaro pubblico, vuol dire autorizzazioni dell'ASL. Qui stiamo vedendo Campobasso, un altro caso, ahimè, tragico. Tra l'altro Campobasso è proprio anche salito ancora agli onori della cronaca, purtroppo, per anche l'ordinanza del sindaco di questa città, che ha vietato ai cittadini di dar il cibo ai randagi che sono sulla strada, dimenticando, poi il sottosegretario Martini lo può anche tranquillamente spiegare molto bene e meglio di me, che i sindaci invece hanno l'obbligo di assicurare ai randagi non soltanto un tetto, ma anche hanno l'obbligo, grazie anche all'ordinanza che è stata emessa l'estate scorsa, della microcippatura e dell'anagrafe canina, cosa che mi sembra invece qui non funzioni. Poi abbiamo visto, il collega ha fatto vedere gli screti di Ripa Limosani, un altro episodio di violenza sugli animali, queste povere bestie che sono lasciate così morire di fame all'interno di una struttura che anche in questo caso ha convenzioni, peraltro ancora con la città di Campobasso, che torna purtroppo di scena. Ma non è soltanto Campobasso, non è soltanto Rieti il punto focale. Bisogna insistere, ed è l'azione che sta svolgendo, su cui sta premendo l'acceleratore il sottosegretario Martini, sulla cultura del benessere e
per creare tutto questo serve una grande filiera che vede anche peraltro, e questo è molto positivo, il ruolo attivo dei veterinari. Onorevole Martini, io leggo qui sulla Padania un articolo che la riguarda, un premio ai sindaci dalla parte degli animali. Allora, come mai lei ha deciso di muoversi a favore dei nostri amici a quattro zampe? Beh, innanzitutto perché all'interno delle deleghe che io ho come sottosegretario alla salute a livello nazionale c'è anche fortunatamente la veterinaria. Questo significa poter finalmente concepire come concepisce chiunque membro di governo della Lega Nord con responsabilità qualsiasi ruolo che viene affidato. E quindi da subito mi sono immediatamente impegnata per fare il punto sulla situazione in Italia e devo dire che questo mio impegno sta ricevendo veramente migliaia e migliaia di mail di sostegno, oltretutto da tutta Italia, in particolare dalla Padania, ma da tutta Italia, perché probabilmente nessuno aveva mai concepito questa delega con la volontà di un intervento reale, efficace, tangibile, che cambiasse non soltanto il processo culturale del nostro Paese, che è iniziato, devo dire, molti anni fa, con l'approvazione della legge 281 del 91, che è la legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, che ha stabilito un vero e proprio sistema di diritti e che ha, mi piace anche ricordarlo, un principio generale di grande valore. Più volte è stato affermato che un paese si misura nella propria civiltà da come tratta i più deboli. E i più deboli sono i bambini, gli anziani, ma spesso sono anche gli esseri più indifesi, come i cani e tutti quegli animali d'affezione che poi entrano a pieno titolo, in maniera veramente forte, nel patrimonio affettivo dei nostri cittadini. Tanto che spesso, quando c'è un anziano solo, in difficoltà, una persona disabile o dei bambini, si consiglia proprio la presenza di un cane, per sostenere proprio quel collante familiare, per insegnare ai nostri figli che prendersi cura di qualcuno comincia proprio dai più piccoli, dai più indifesi. E questa legge quadro dice che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Anche questo va sottolineato. Il randagismo è fonte di cosiddette zoonosi, cioè la possibilità che si sviluppino delle infezioni. È fonte soprattutto di degrado per quanto attiene al territorio e anche può diventare pericoloso, perché nel sud d'Italia, dove praticamente il randagismo è la regola, perché questi fondi che sono disposti per la tutela appunto degli animali sul territorio, la loro raccolta, la loro possibilità di essere quindi sostenuti con delle cure di primo accesso, di avere quindi dei riferimenti come canili sanitari, canili rifugio, sono soldi nostri, di noi cittadini, che sono appunto destinati a questi comuni a questo scopo e purtroppo probabilmente fanno un'altra fine. Per questo, dicevo, sin dal mio insediamento io ho attivato un tavolo per il benessere animale che vede i veterinari pubblici, i veterinari privati, liberi professionisti, quindi le regioni, le associazioni animaliste, tutti assieme ai tecnici del Ministero, per cambiare veramente pagina in questo Paese. E questo lo faccio anche in maniera abbastanza determinata e chiara attraverso l'attività dei NAS, i Carabinieri della Salute, che mi sono sempre vicini nella mia attività, ovviamente di repressione di mala sanità, ma anche, perché anche questa è mala sanità, per quanto riguarda il controllo di queste strutture, che sono strutture che ricevono fondi statali. E questa è la cosa più grave, ricevono fondi e sperperano questi fondi alla fine per gli scopi, gli obiettivi per cui sono stati disposti, restano le briciole e non si sa dove vadano a finire questi soldi. Quindi abbiamo controllato 743 strutture in Italia, ma controlleremo tutte le strutture di questo Paese, quindi parlo di canili sanitari, canili rifugio,
allevamenti, luoghi dove c'è addestramento, insomma tutto ciò che ha a che fare, veterinari stessi, tutto ciò che ha a che fare con gli animali. E poi c'è stata finalmente la prima campagna contro l'abbandono estivo, che è stata la prima campagna della storia di questo paese, che è stata emanata direttamente, perché l'ho fortemente voluta, da parte del Ministero che rappresento, perché l'abbandono estivo, ricordo, non significa soltanto per questi poveri animali una fine ingrata o distenti o sotto le ruote di una macchina, ma significa anche possibilità di incidenti, significa situazioni di degrado, di difficoltà, veramente situazioni che strappano il cuore. E ancora una volta devo dire grazie anche alla possibilità poi di lavorare in collaborazione con i media, ho avuto spazio da parte di tanti media, in particolare la Padania sta diventando un giornale che anche su questo tema sa assumere delle responsabilità, sa fare delle vere e proprie denunce, che poi hanno un seguito, perché devo anche dire che c'è stato un sacco di persone che non conoscevano la Padania, che proprio grazie a questa iniziativa sono entrate nel nostro così entourage di lettori. E noi siamo collegati telefonicamente con l'avvocato Luigi Viglione della LAV, che saluto. Buonasera, avvocato Viglione. Salve, buonasera. Senta, abbiamo visto le immagini, non voglio usare il termine sconcio, però non trovo altra definizione, le immagini di questo canile lager di Rieti. Voi che cosa state facendo, che cosa si sta facendo in questa direzione? Guardi, per quanto riguarda la struttura, come su altre strutture in Italia, l'associazione in prima linea, nel caso di specie, ha prodotto una denuncia e stiamo seguendo, personalmente sono il legale dell'associazione che sta seguendo alcuni procedimenti che riguardano ecco questa realtà. Ecco, prego. Quindi ecco, diciamo che alcuni di questi procedimenti sono in fase di indagine, quindi capirà, sono coperti dal segreto istruttorio. Certo. Altri in particolare invece in dibattimento, e attendiamo fiduciosi che la giustizia si pronunci in merito. Ecco, senta, mi permetta di essere malevolo, perché molte volte queste cose si partono ma poi si arenano. Voi terrete duro, bastonerete in questo senso, perché devo essere sincero, vedere queste immagini di questi poveri cani che entravano, che erano relativamente in buona salute, dopo pochi mesi erano pelle e ossa e finivano chiaramente male. Queste sono, direi, torture e sevizie. Certo, diciamo che le immagini che voi avete visto sono state peraltro tutte quante riprese, filmate dai volontari che operano nella struttura, che io devo ringraziare pubblicamente, perché solo grazie a loro che abbiamo avuto del valido materiale per formare delle denunce, delle memorie da produrre all'autorità giudiziaria, e sulle quali appunto ecco, sono basati i procedimenti che, afferenti a questa struttura. Certo, noi teniamo duro fino alla fine, peraltro il procedimento che è tuttora in fase di dibattimento era stato inizialmente richiesto all'archiviazione, ma grazie alla nostra opposizione all'archiviazione è attualmente appunto in fase dibattimentale, quindi ecco, attendiamo la sentenza, attendiamo il resto delle udienze per poter addivenire alla fine perlomeno di questo primo filone di indagine. Benissimo, tenete duro perché noi siamo con voi. Grazie avvocato, buonasera. Grazie tante, grazie. E ci separiamo per un attimo di pubblicità.